Eccoci qui, benvenuta Elena Ceccato, che oggi sarà con noi. Ciao Alessandra, ciao a tutti. Allora Elena, hai frequentato il master nell'anno accademico 2015-2016, qualche anno fa quindi. In questa occasione hai conosciuto la casa editrice Cartusia, con cui hai stretto un proficuo rapporto di lavoro. Come si è evoluta questa collaborazione con Cartusia e con l'editrice Patrizia Zerbi? Durante il master ho realizzato le tavole per la fiaba Pollicina di Hans Christian Andersen e ho conosciuto Patrizia Zerbi di Cartusia e ho puntato più che altro a fare un lavoro che piacesse a me, trovare un po' il mio stile. Ricordo che Pollicina non era la mia fiaba preferita e il mio approccio è stato: ok, questo è quello che ho tra le mani, tirare fuori il meglio di quello che posso con quello che ho. Ignoravo che questo progetto avesse qualche sviluppo proprio con Cartusia, e invece è andata bene. Sono stati soddisfatti, ci ho lavorato ancora un pochettino dopo il master per sistemare alcune tavole, qualcuna l'ho modificata, qualcuna l'ho proprio cambiata e niente, poi è stata una sorpresa quando mi hanno proposto la seconda fiaba. Una grande fiducia quella che mi ha dato Patrizia. Allora, hai pubblicato quindi 5 libri, 5 fiabe illustrate: Pollicina, Lusignolo, Riccioli d'oro e tre orsi, Il pesciolino d'oro e l'ultimo arrivato, Hansel e Gretel, che è nelle librerie già dal 10 di giugno. Alcune fiabe della collana di Fiaba in Fiaba sono state una mia scelta. E, partendo da Pollicina, che aveva molti personaggi animali, e proprio dall'idea della casa editrice di riproporre ancora questo metodo di illustrazione, siccome mi hanno detto i tuoi animali di Pollicina erano fantastici, quindi ci piacerebbe che anche nei prossimi libri ci fossero degli animali, io sono stata totalmente d'accordo con questa scelta. Anche per la fiaba dell'usignolo gli animali mi sono venuti abbastanza facilmente e ovviamente queste fiabe sono fiabe classiche, dunque già illustrate e straillustrate da moltissimi, anche grandi illustratori, quindi doppia difficoltà. Ovviamente guardare chi ha illustrato cosa, quali erano le scene più illustrate, quali erano le scene che erano imprescindibili e quali scene invece potevo modificare a mio piacere per dare una nuova veste. Bisogna bilanciare bene il vecchio e il nuovo, tirare fuori il proprio mondo interiore e metterlo a disposizione della storia che si ha davanti. Della tua tecnica volevo sapere qualcosa. C'è stata un'evoluzione dal primo libro a quest'ultimo? Allora, io parto con una base ad acquerello. A volte do una mano di tutta la tavola dello stesso colore, soprattutto nelle scene notturne, per dare proprio una velatura di base. E su quella aggiungo o altri colori ad acquerello, oppure pastelli prima secchi, quindi gessetti fondamentalmente, e successivamente le rifiniture le faccio con la matita colorata. La parte in cui mi sono più soffermata è quella di mantenere un'uniformità tra i vari libri, quindi diciamo che ho migliorato. Più che altro sono migliorata io come consapevolezza di quello che sto facendo, di come lo sto facendo, e più sicurezza nel dire provo ad affrontare qualcosa di nuovo. Calvino ha scritto che le fiabe sono vere, sono un catalogo dei destini umani. Quindi continuerai con questa strada delle fiabe? Sto lavorando a dei testi inediti, sono più di uno. Probabilmente, si incrociano le dita,
Vedrà la pubblicazione sempre con Cartusia nel 2023. Sai che il 12 settembre ci sarà la scadenza per chi vuole iscriversi e partecipare alle selezioni del prossimo bando master e sono in tanti, no? Gli studenti che stanno preparando il loro portfolio. Cosa ti senti di consigliare? Allora, il mio consiglio, vabbè, sulla preparazione del portfolio è sicuramente scegliere le tavole che più li rappresentano. Sempre guardare prima se stessi, quello che si vuole fare, quello che si vuole dire soprattutto. Magari portare delle illustrazioni del nostro libro preferito, una copertina del nostro romanzo preferito, per esempio, oppure quello che avevo fatto io con noi.